Ciao a tutte! Allora, io sto per partire, vado a farmi diciamo un weekend lungo, 3-4 giorni, non con mio marito ma con un altro uomo. Vado con mio fratello, l'unico uomo con cui potrei partire da sola. E penso da anni, veramente anni, che io e lui, penso da quando eravamo piccoli con i nostri genitori, che io e lui non ci facciamo una vacanza insieme, poi da soli. Lasciamo marito e fidanzata a lavorare e ci andiamo a fare un weekend insieme. A lui mi raggiunge. Andiamo nelle Marche, a Pesaro. E ci siamo stati varie volte, siamo molto affezionati a quella zona. Lui mi raggiunge da Napoli, io poi lo raggiungo da Bologna, ci metto molto meno. E vi volevo far vedere un po' cosa mi portavo, perché questi video sono molto utili cioè, a me sono stati utili vedere i video delle varie ragazze, cosa si portavano per fare una vacanza di 3 giorni. Allora, vi dico, io cerco di portarmi lo stretto necessario, però lo stretto necessario mio può essere tanto o poco per voi, insomma, non lo so. Vi faccio vedere un po'. Allora, cominciamo con la parte, vi faccio vedere anche la mia postazione make-up panoramica di quello che mi porterò. Allora, come trucchi non porterò molto. Diciamo che porterò tutto quello che sto usando in questo periodo, cioè veramente poco, perché in estate non mi trucco tanto. Allora, cominciamo dalla base, che è la BB cream del latte d'asina, che in questo periodo mi sta piacendo tantissimo. Io vi faccio vedere, ne approfitto. Usavo questa qui. Questa classica, diciamo la prima che ora è praticamente finita. E questa latte d'asina è più leggera di questa qui, quindi è perfetta per questo periodo. Anche se è molto chiara, quindi quando prenderò un po' di sole non la potrò usare più. Poi porterò questo rossettino Pink Rose della Benecos. Vi faccio uno swatchino, così vedete. È un misto tra un rosa e un rosso. Mi piace, mi piace. Poi, sempre come trucco, la mia palettina di Dottor Hauschka, questa qui è di usatissima, super usata, c'ha degli splendidi colori molto luminosi, a parte questo qui marrone che è matte, questi due rosa e diciamo pesca. Sì. E sono molto molto luminosi, mi piacciono molto come colori, come palettina. Giusto tre pennellini per sfumare gli ombretti. Per il viso porterò la mia terra, che ve ne ho già parlato, e il blush di Benecos. Questo qui. Questo mi piace tantissimo, un bel rosa salmone. Molto molto bello, e il correttore di Avril, che poi ve ne parlerò. Unico pennello per il viso è il Kabuki, ma non per non portarne tanti in realtà, ma perché sto usando solo questo. Questo è della Neve Cosmetic. Mi piace tantissimo e io ci faccio tutto in realtà con questo qui. Mi piace moltissimo. Una mollettina per i capelli. Passiamo ai prodotti, diciamo, da usare per lavarsi. Allora, come make-up è finito. Gli altri prodotti sono le uniche cose che porterò in full size, diciamo, sono il latte detergente e il tonico, perché io non riesco a trovare una maniera per il viaggio, anche quando parto per 2-3 giorni, e una piccola taglia da portarmi per struccarmi. Devo portare sempre questi due boccettoni di latte detergente e di tonico, che sono il latte detergente e questo di Delidea. E poi il tonico su Bioetic, questo qui a spruzzino, che mi è molto molto comodo, a spruzzino mi piace tantissimo. Il deodorante, questo lo porto per finirlo perché non mi piace, questo della Bioert, quindi lo porto per finirlo. Le ovattine per struccarmi. Poi, dato che non porterò la crema, porterò l'olio di Argan. Questo lo userò per dopo
Dopo la doccia, la posso usare sul viso, quindi sui capelli, perché allora i capelli, io in questo periodo non sto usando molte cose per i capelli, anzi, proprio nulla, li sto asciugando al naturale senza metterci cose per la definizione. Infatti, vedete, non sono molto definiti, però li voglio lasciare un po' così, un po' liberi, un po' senza troppe costrizioni. E quindi li userò questo un po' per tutto. Infatti, questo è un olio universale. E porterò questo. Ultima cosa che porterò in full size è questa qui, che la sto usando è per continuare, insomma, il mio percorso con la crema di Alchimilla 90-60-90. La porterò, la sto adorando. Poi ve ne parlo, ma la sto adorando. Non parlo di più. Poi, bagno schiuma, questo qui della Dr. Branner. Io non so se conoscete questi bagnoschiuma, sono fantastici. Allora, se non li conoscete, io vi consiglio di comprare il piccolino alla menta. È il loro best seller alla menta. È una cosa meravigliosa, veramente. Dovete stare attenti ad usarli nelle zone intime perché altrimenti vi friccica tantissimo. Però è stupendo. Io porterò questo al tè verde che è molto fresco. Non l'ho ancora mai usato, il profumo è molto fresco. L'ho conservato proprio per questi viaggetti che poi andrò a fare, insomma. Ho provato la lavanda, che è buono, ma devo dire che comprerei sempre quella alla menta. Ok, poi porterò tutti i campioncini. Io ne ho un miliardo di campioncini, li vado sempre raccattando ovunque. Ve li faccio vedere velocemente. Questa marca che mi piace tantissimo, la Pura Vida. Porterò il latte corpo, zenzero, che è zenzero e vaniglia, che mi piace molto questa crema, l'ho provata sempre in campioncino. E la crema per pelli miste, ma è un'occasione per provarla, diciamo in realtà. Un sapone intimo, che è sempre buono. Poi non porterò i miei solari, a parte questo, lo stick per i nei, che lo metto sempre. Porterò i solari della Bioerte che ho in campioncino, sempre protezione 50, più anche un doposole. Due doposoli sono qui. A me questi della Bioerte non mi piacciono molto perché sono troppo pastosi, sono troppo cremosi. Però, insomma, me li hanno dati come solari, li uso come solari. Porterò uno shampoo e un balsamo, ma non credo di farmi lo shampoo perché non perché io sia sozzosa, Perché allora stasera mi farò lo shampoo e li asciugherò per bene, però un po' definiti, userò qualcosa anche per definirli per bene, ma quando vado al mare non voglio portarmi, non credo che mi bagnerò i capelli, però li porto per sicurezza. Questi sono quelli della Bioerte nuovi, io già li ho provati, qualcuno li ha fatti, qui c'è questo arancione e quello blu, questo è rivitalizzante, l'altro se non mi sbaglio nutriente, una cosa del genere, e non sono male come cose, però insomma provarli dal campioncino non è la stessa cosa che provarli per tanto tempo. Però se vi fa piacere, ma secondo me sì, perché siete delle curiosone. E vi voglio far vedere anche cosa mi porto per, diciamo, per vestirmi. Eccoci qui, ci troviamo nella mia camera da letto. Allora, ora vi farò vedere cosa mi porterò, diciamo, i vestitini che ho scelto. Ah, prima mi sono dimenticata di farvi vedere una cosa importante ed è il mascara. Cioè, ho dimenticato, cioè, questo è importantissimo, io non esco senza mascara assolutamente. Ed è questo qui, ve lo faccio vedere qui, della Sobioetic. Ecco qui, questo qui, della Sobioetic, che sto usando in questo periodo. Allora, partiamo con i vestiti. Il primo vestito che mi porto è questo qui, fucsia. Allora, ve lo faccio vedere da lontano per farvi capire un po' il modello e poi ve lo spiego. Allora, è un vestito che va molto morbido, diciamo, qui sul seno, la parte alta, che scende molto morbido, ma ha la sua sottanina sotto. Sulla spalla e tutto sulla scollatura ha questo merlettino. Questo merlettino così. Sulla spalla ha questa decorazione tipo rete. Comunque appunto è molto molto morbido sul seno. Poi ha questo elastico sotto al seno e poi scende molto semplice e morbido sul addosso. Arriva praticamente sulle ginocchia, sopra le ginocchia. Ha anche questa cinturina che si annoda dietro così. Questo è un vestito di Naf Naf, penso l'unico, uno dei pochi vestiti di marca che io ho. Ma l'anno scorso a Barcellona praticamente ogni 2-3 c'è un negozio Naf Naf.
L'ho comprato a pochissimo, tipo 20 euro, non so, è spettacolare secondo me. Questo lo devo ancora stirare, quindi è molto stropicciato, però molto molto bello. Sopra mi porterò questi orecchini qui. Porterò solamente degli orecchini perché... Porterò solamente degli orecchini perché io in estate non è che mi va di mettere chissà quante cose. Questi sono di Ottaviani Bijou, non so se la conoscete, me l'hanno regalata i miei genitori. Secondo vestitino e ultimo per la sera è questo qui. Questo l'ho comprato a Napoli in un negozietto a Via Chiaia che aveva dei prezzi abbordabili. Io non ci spendo tantissimo per i vestiti, devo dire la verità. Cerco sempre di trovare cose qualità prezzo buone. Quindi non troverete mai nei miei, diciamo, outfit le cose costose. Allora, questo qui il vestitino. Olè. Praticamente è un vestitino a pois abbastanza allineate, non sono dei pois sparsi, che sono grandi, poi man mano che scende si fanno sempre più piccoli per ritornare grandi. Ha la cinturina in vita, ha anche l'elastico in vita, diciamo che è a livello sotto la pancia, e ha anche questa cinturina e ha anche due taschine sul... Anche due taschine. È molto morbido come vestito, eh? Scende addosso molto morbido, senza nascondendo, diciamo, quel che c'è da nascondere di più brutto. Quindi, baccarino. L'unico vezzo che ha è questo volant sopra la spalla. Poi questa catenina. È un vestito abbastanza collato, devo dire, per essere estivo. È molto carino, molto fresco soprattutto. Gli orecchini che mi porterò sopra sono questi qui. Questi ce li ho da una vita, ragazze. Sono degli orecchini di Alma Plena, verdi, insomma, per dare un po' di luce al colore che è già abbastanza scuro. Poi, un unico paio di scarpe che mi porto è questo qui, questo con i brillantini, questo praticamente l'ho messo e rimesse e vanno bene soprattutto, in modo da portare un unico paio di scarpe. Poi le altre che mi porto sono le Havaianas, quindi le ciabattine. Per andare al mare. Allora, per andare al mare porterò un solo vestito, che è questo qui, bianco, che è un vestito abbastanza lungo. Allora, sullo scollo ha questo merlettino, che viene ripreso poi anche praticamente sotto al seno, e poi su tutto il vestito c'è questo decoro a fiori. E ha tutti i bottoncini, è come se fosse una camiciona, però una camiciona abbastanza abitata. Non troppo, perché io non le uso molto. Molto abitate, però abbastanza abitata come camiciona, non è di quelle svasate. Allora, vi voglio segnalare una cosa per chi è di Bologna. A Cadriano c'è lo spaccio di Intimissimi, Calzedonia e Te Zenis, che sono praticamente la stessa cosa. Vendono la merce dell'anno prima, quindi non sono praticamente all'ultima moda, all'ultimo grido, ma sono comunque con questo vestitino molto carini. E vi faccio una carrellata veloce dei miei costumi. Alcuni non li ho trovati tutti e due, cioè nel senso nel mio cassetto. Allora, lì praticamente cioè, e sei fortunato se trovi due pezzi uguali della stessa taglia, perché sono messi tutti i pezzi di sopra da una parte, i pezzi di sotto da un'altra. Io vi faccio vedere, però nel mio cassetto, dato che ancora devo riordinare le cose estive, nel mio cassetto ho trovato solamente le parti di sopra di alcuni, quindi vi faccio una carrellata veloce dei costumi per farvi vedere quelli che ho preso. Li ho presi però l'anno scorso, ancora ci devo andare. Io li compro spesso, ma poi costano così poco che, insomma, va bene comprarsi più costumi, anche perché quando poi vado a Ischia dai miei genitori si rovinano tantissimo i costumi con le acque termali e quindi... Le devo comprare sempre in quantità industriale. Vi faccio una carrellata. Queste sono le parti di sopra. Questo per esempio non avevo trovato la parte di sotto e li ho abbinati così. Si chiamano ancora così i costumi a triangolino? O li dico solo io? Sono rimasta proprio antica come termini. Niente questo qui. Insomma, non, cioè, è carino. Costumi fiorati così. E l'altro è così. Ne porto due giusto per il ricambio, altrimenti ne avrei portati uno, sinceramente. Porto giusto per fare. E questo qui, a fascia, con questo. Niente ragazze, questo è tutto. Spero vi abbia fatto piacere avere un aggiornamento di cosa mi porto in vacanza. Soprattutto mi avete fatto compagnia, perché fare queste cose, scegliere, farmi le valigie, scegliere le cose per partire, mi annoia sempre un po' a me. Invece mi avete fatto compagnia. E io vi saluto, vi mando un bacione.
Ci vediamo al prossimo video. Ciao!